Per quale motivo due squadre come Philadelphia e Brooklyn hanno deluso le aspettative in questi playoff? Ciao a tutti, io sono Nick di Doppia Doppia e oggi parleremo della differenza tra le squadre che in questa postseason hanno avuto successo e quali invece no. L'analisi che vogliamo fare in questo video è maggiormente centrata sul sistema, l'approccio che hanno avuto ad entrare in questi playoff e su cosa ha funzionato e che cosa invece no. Divideremo questo video in due parti, la prima dove parleremo delle squadre che hanno avuto successo, mentre nella seconda quelle che hanno deluso le aspettative. Partiamo da chi ha avuto successo e prendiamo in considerazione tre squadre che sono Golden State Warriors, Miami Heat e Boston Celtics. I Warriors arrivano a queste finali di conference di Ovest come dei favoriti e al momento sembra che stiano per battere i Dallas Mavericks con uno sweep, con un roster molto simile che li ha portati a vincere il titolo nel 2015 e a giocarsi le finals nel 2016. Oltre ad un Curry in formato MVP che segna come e quando vuole, ci sono anche altri giocatori che stanno avendo un impatto tanto importante quanto lui. Primo tra tutti Draymond Green. Ormai siamo tutti d'accordo sul fatto che lui sia un genio della difesa e un genio del basket in generale. Chiunque mastichi un po' di basket può essere d'accordo con noi. Poi c'è Klay Thompson, che non è più il giocatore del pre-infortunio, però si fa comunque notare in attacco e non è completamente anonimo in difesa. Ah, e bisogna far notare che nelle gare 6 è sempre indemoniato, eh. Wiggins è un jolly incredibile per questa squadra, porta un sacco di atletismo e un sacco di presenza sotto il canestro a rimbalzo. E infine c'è Poole, che grazie alle sue incredibili prestazioni in questi playoff è stato addirittura rinominato il terzo Splash Brother. Anche gli altri giocatori, anche se in maniera minore, aiutano molto la squadra. Per citarne altri due abbiamo Gary Payton II, che difensivamente contro Memphis ha dato una mano enorme, e Kevon Looney, che sta facendo a botte con tutti sotto rimbalzo, ma ogni volta prende lui la palla. Comunque, ciò che c'è da notare è il bilanciamento perfetto del sistema Warriors, che riesce a far giocare tutti perfettamente e riesce a creare ottimi aggiustamenti sia all'interno della partita, ma anche e soprattutto lungo tutta la serie. Abbiamo già parlato tanto dei Boston Celtics negli ultimi video, quindi adesso ci soffermeremo un po' meno. La loro carta vincente è la difesa. Sono davvero bravi sia nel tenere uno contro uno che nel fare aiuto e recupero, ma la cosa che li distingue rispetto agli altri, quindi quello che è il loro asso nella manica, è la possibilità di cambiare su tutti i giocatori senza soffrire. Non hai voglia di essere difeso da Tatum? Ti ritrovi Brown, Marcus Smart oppure sotto canestro Al Horford e Time Lord. Diciamo che forse per gli attacchi questa non è la migliore situazione, ecco, e si è anche notato in queste serie. Parlando dell'attacco invece bisogna per forza citare Tatum che quando vuole decide ancora di consacrarsi come uno dei migliori del gioco. Brown che si fa sentire costantemente, Marcus Smart che è solido come un muro di mattoni e anche un gioco davvero fluido che permette di pescare il jolly a serata, come hanno fatto Al Horford e Grant Williams. Da sottolineare inoltre che Udoka, per mantenere alto il livello di concentrazione, non lascia inosservato neanche un errore ai suoi. Miami è stata molto sottovalutata in questi playoff, o forse è meglio dire che nessuno si aspettava che avessero una buona postseason. Tenacia e costanza sono le due chiavi del loro gioco. Sembra dire poco questa cosa, ma è molto più difficile metterle in campo di quanto non sembri a parole, e soprattutto non soltanto per una partita, ma per più turni e più serie. Miami non cerca giocate spettacolari o di puro talento, loro ci mettono un sacco di cuore e il 110% della tenacia e dell'energia, guidati soprattutto da Jimmy Butler. La tenacia arriva proprio da lui, che li guida attraverso le sue giocate, sulla difesa asfissiante dell'uomo, buttarsi su ogni pallone vagante e andare sempre a rimbalzo. Prendendolo come esempio, anche gli altri giocatori hanno poi iniziato a concedere sempre meno agli avversari in attacco, mettendo una difesa sempre più asfissiante, ad esempio guardiamo Adebayo contro Tatum. E in tutto ciò alternano in attacco anche azioni veloci o in contropiede ad altre molto più lente e giocate per far sfiancare gli avversari. La costanza arriva di conseguenza perché utilizzare questo tipo di gioco permette di controllare il ritmo della partita, ma soprattutto di dosare le proprie energie. Ribadisco il fatto che a parole questo sembra molto semplice, ma il dispendio energetico sia fisico che mentale è molto al di sopra di quello di altre squadre che nei momenti difficoltà si affidano semplicemente alle loro stelle, gli danno la palla e sperano che risolvano la situazione. Loro invece, più che affidarsi all'attacco di quel singolo, decidono invece di fidarsi dei propri compagni e di loro stessi in difesa. La filosofia di Miami, infatti, è quella di finire le partite subendo un canestro in meno degli avversari piuttosto che segnandone uno in più rispetto a loro. Possa piacere o no, si dimostra spesso un sistema molto efficace. Prima di continuare ti ricordo di iscriverti al canale se non l'hai già fatto, attivare la campanella per restare sempre aggiornato e di lasciare un like al video. Adesso però passiamo alle squadre che sono presenti nel titolo e nella copertina, ovvero quelle che noi abbiamo definito come i fallimenti. I Nets sono la più grande delusione di quest'anno.
analizzati e criticati enormemente dopo lo sweep subito contro Boston. Ma effettivamente, perché hanno fallito in modo così eclatante? Bisogna partire dicendo che il progetto Nets di inizio anno era molto, ma molto diverso rispetto al modo in cui sono arrivati a fine stagione. Soprattutto per due fattori. Uno, il seed con cui sono arrivati ai playoff, ovvero da ottavi, e il secondo è il roster con cui sono partiti e con cui sono finiti. La loro idea era quella di prendere ritmo utilizzando le tre stelle. E quindi dimostrare alla Lega un grandissimo dominio sul campo. Purtroppo non ha funzionato, nonostante il fit fosse molto buono. La dipartita di Harden, inoltre, ha sconvolto le gerarchie che c'erano in squadra. Tutte le sere le rotazioni erano diverse e KD e Kyrie non potevano condurre la squadra in modo efficace. L'unica speranza era quindi quella di lasciare tutto nelle loro mani, sperare che tirassero fuori il coniglio dal cappello, perché il resto del roster non era decisamente pronto ad una competizione playoff. Con un piano così raffazzonato era prevedibile una sconfitta ai playoff, ma il fatto che sia arrivata così rapidamente ha dimostrato a tutti che l'idea del super team, la via del super team per raggiungere il titolo, non è funzionale. Per Fila il discorso invece è un po' più complesso. L'arrivo di Harden ha portato più dinamismo, aria fresca e varietà in attacco, ma ha effettivamente inciso così tanto? All'inizio dei playoff i 76ers sembravano la squadra più pronta di tutta la Conference Est. Avevano Embiid come capo assoluto del campo, avevano Tyrese Maxey come rivelazione assoluta e Tybull come ministro della difesa. Quello che è mancato è stata la costanza. A parte Embiid e qualche prestazione di Maxey, nessuno nel roster ha avuto delle prestazioni appunto da livello playoff. Il disastro però è avvenuto nel momento in cui il camerunese non era più disponibile. Senza la propria stella, la squadra non aveva più un'identità, giocava condizionata dalla tensione, dagli avversari e non mostrava nemmeno una reazione di orgoglio. Quella che sembrava una squadra è stata smascherata in tutti i suoi punti deboli, facilmente e senza dargli modo di poterli aggiustare, rivelando quindi più un insieme di singoli rispetto ad una collettività. Qui forse il piano di gioco non era semplice e diretto come quello dei Nets, ma nei momenti di difficoltà anche loro si affidavano semplicemente a Embiid sperando che potesse risolvere la situazione e appunto affidandosi semplicemente a un singolo piuttosto che a dei piani ben studiati. Quindi in entrambi i piani, sia Philadelphia che i Nets hanno puntato più a esaltare i loro giocatori forti, le loro stelle, piuttosto che a curare le lacune o a nasconderle maggiormente. Però adesso la palla la lanciamo a voi. In questi playoff, qual è la squadra che vi ha deluso maggiormente? E quella invece che vi ha sorpreso positivamente di più? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti. Io ti ricordo di lasciare un bel like se ti è piaciuto il video, di iscriverti al canale se non l'hai già fatto ed attivare la campanella per restare sempre aggiornato su tutti i nuovi video del canale. Anche per questo video è tutto. Ciao a tutti, panchinari!